Sara, funzionari della polizia di Palermo, sono assassinati. La mafia tiene sotto controllo tutti gli uomini coinvolti nella preparazione del maxi processo. I giudici vengono allontanati e posti sotto protezione. Per poter scrivere la loro ordinanza di rinvio a giudizio, i giudici vengono trasferiti in Sardegna, nel supercarcere della Sinara. Questi giudici in quel momento si inseriscono in uno scontro epocale, da una parte dei mafiosi tra di loro e dall'altra parte della mafia nei confronti dei rappresentanti dello Stato, perché ha capito che per la prima volta sta rischiando grosso. L'8 novembre dell'85 è stata depositata il cosiddetto Maxi 1, la prima maxi ordinanza su Cosa Nostra nei confronti di 476 imputati e 350 capi di imputazione, un processo mastodontico. Gli imputati devono rispondere di centinaia di omicidi e sparizioni. Totò Riina, il padrino dei padrini, è latitante. Sarà processato in contumacia per decine di morti. La sua strategia del terrore non può più impedire lo svolgimento del maxi processo. Si renderà conto che dall'esito del maxi processo dipende anche il suo potere personale e la sua credibilità dentro l'organizzazione. Che cosa fa Salvatore Riina e che cosa fanno i mafiosi per cercare di bloccare il maxi processo? Pensano che i loro avvocati non stiano facendo abbastanza e decidono di uccidere un avvocato, uno dei loro avvocati. Però non si riescono a mettere d'accordo su quale avvocato uccidere, perché nessuno vuole rinunciare al proprio avvocato difensore.